Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Pro, da Paolo Laganga e da Sara Sei. Che bello ritrovarci. Allora, tutto bene, Sara? Tutto bene, una settimana bellissima. Oggi sono tornata da Parigi, vedi, con questo cappello. Parigino e questo cappello più ordinato. Bravo, mi piace che qualcuno almeno viaggi. Io sono abbastanza statico ultimamente. Tra l'altro, viaggia come presumo abbia viaggiato l'artista che presentiamo oggi. Sì. Giusto? Sì. Perché se non sbaglio, arriviamo subito al dunque, no? Ho collegato subito la cosa, perché se non sbaglio è un artista che ha lavorato molto anche come artista di strada. Sì, lui parte come artista di strada, come tanti grandi anche della musica oltreoceano, no? Ah, ok, anch'io l'ho fatto. Quindi allora sì, siamo due grandi, perfetto, ce lo diciamo da soli. Sì. Benvenuti alla nostra trasmissione, avete l'onore di essere qua con noi, bene. Dove ci autocelebriamo in ogni puntata e soprattutto. Esatto. E parliamo di Nicola Barbieri, che ha creato un suo progetto molto particolare che si chiama Io sono Moca. Appunto, ha iniziato. Ma a che fare col caffè, quindi? Non glielo chiedo, glielo chiederò, perché è anche un amico. Ok, quindi è un io drogata di caffè, sì, è un mio amico. Quindi oggi noi, come al solito, promuoviamo, parliamo famiglia, di musica indipendente e abbiamo un amico di Serenella, in arte Sara Sei. Quindi, esatto, io ormai avrò un numero anch'io. Quindi quest'artista è un tuo amico e tra l'altro è mio coetaneo, perché appunto è classe 79. E ha iniziato a suonare. Siete vecchi. Sì, ormai rispetto a te, sì, sempre. E quindi ha iniziato a suonare e ad esibirsi in tutto il mondo. Sì. Ma com'è secondo te l'esperienza di suonare in strada? Tu guarda, io l'ho provata una volta sola nella mia vita, però è stata bellissima. Io mi sono divertita un sacco ai busker a Ferrara. Ah, ok. Ed è come ti dicevo prima, in una chiacchierata tra caffè e sigaretta, cioè è bello suonare in strada perché anche se ci sono i vari rumori sottofondo, però c'è una grande attenzione, perché la gente che si ferma proprio perché gli piaci. È vero. E quindi c'è tanta attenzione, in più puoi conoscere veramente il mondo. È vero, è vero. Io invece l'ho fatto un po' anche all'estero e devo dirti che ogni città ha una sua atmosfera, una sua magia. E il pubblico ti respira in modo diverso in ogni città, quindi è un'esperienza che a ogni artista che ha voglia di esprimersi consiglio. Sì, una bella scuola. C'è un bellissimo festival a Edimburgo, tra l'altro, che si chiama Fringe Festival, che in tutti gli anni ad agosto è il festival delle arti più antico del mondo. Forse ne ho parlato in un'altra puntata tempo prima, ma mi piace parlarne ancora perché è una cosa che ne vale la pena. E consiglio un po' a tutti di andarci. Io l'ho fatto ed è veramente un busker di Ferrara, ma molto più in grande. Ah, quindi è un'esperienza molto bella. Ma l'artista di oggi non è che si è fermato poi alla strada del mondo. Assolutamente, no? Anzi, ha all'attivo collaborazioni molto interessanti. Una di queste, nel 2021, incontra Dudu. Davide Dudu Morandi, che è cartacea oggi. Oggi sì, oggi sono cartacea. Piace, si questra però i fogli come sì, bello, basta, bello, voglio scrivere. Tecnologia. Scusami, insomma, lui conosce Davide Dudu, che è il frontman dei Modena City Ramblers, e cominciano una collaborazione. Tra l'altro fanno insieme alcuni spettacoli live e poi, diciamo, nel 2022 pubblica invece il suo primo album, che lo facciamo vedere perché io, siccome sono una sua fan, dovrebbe essere questo, si vede, ecco. Abbiamo anche il disco. Sì, oggi proprio promozione vera. E praticamente è un album con 22 brani registrati in presa diretta, proprio come un live, è vero. Ed è molto interessante anche il brano che ascolteremo oggi, che fa parte invece di un suo secondo lavoro che esce nel 2024 e si chiama proprio Rifiuto il potere arbitrario. Mi è piaciuto dirlo insieme perché abbiamo bisogno di un po' di rivoluzione. Madonna, no? Finalmente! È un po' tempo di rivoluzione. Come quando i cantanti veri, cioè, parlavano veramente e aiutavano, esatto, diciamo, con i loro messaggi, e quindi una cosa che si è andata un po' a perdere. Invece lui è rimasto fedele a quel tipo di cantautorato. È vero, infatti è vero. Mi ricorda anche un po' di André nelle sue esecuzioni. Molto interessante, ma. Cioè, assolutamente, ci sono un sacco di cose, magari ne parliamo dopo.
c'è stata anche a Sanremo, no? Nel periodo di Sanremo, una piccola puntina di sensibilizzazione da parte dei cantanti. Vero. Quindi non è tutto dato per perso, combattiamo, combattiamo sempre, ecco, quello è importante. Ma di rivoluzione di musica io parlerei dopo aver ascoltato il brano che dà appunto il titolo all'album, che è Rifiuto il potere arbitrario. Che ne dici? Lo rifiuto pure io. Io sono Moka, via. Mettiti lì e fai quello che dico, mettiti lì, è quello il posto per te. Fate così che il vostro libero arbitrio non è poi così importante per me. Che sono il re, faccio le cose per bene, che sono Dio e so cosa è giusto per te. Se tu sei Dio, dimmi perché mi hai creato con un cervello che può pensar da sé. Se sei il re e fai le cose per bene, spiega perché siedi più in alto di me. Farò così, alzerò le barricate. Fatelo in tanti, però vi canterò le mie parole più vere, e se vivrò sarà come pare a me. Sa che è sicuro, non sbaglio, rifiutando il vostro potere arbitrario. Vi darò fastidio in eterno, lasciando canzoni per chi è come me. Che viaggio. Allora, mi piacerebbe iniziare subito a citare un po' chi sono i musicisti, anche perché Sono tutti musicisti, insomma, di un certo calibro, ecco. Ormai parliamo, quindi, insieme. Sì, esatto, facciamo freak and flock ogni due parole. Però, ecco, Mario Asti ai fiati, Andrea Fontanesi, basso, Lele Borghi, che è uno, comunque sia, un guru dei batteristi, anche lui, perfetto, dei Rock in Mille.
Ezio Bonicelli, violinista dei CCCP, e Leonardo Sgavetti, fisarmonicista dei Modena City Ramblers. Insieme hanno creato un suono interessante, secondo me. Sì. Perché, allora, è tutto, ho ascoltato anche altri brani quando mi è stato presentato questo artista dalla redazione e da te, e sono tutti con una radice folk, ma tutti sussurrati, tutti sì. molto, tutti quelli che ho ascoltato, non voglio dire perché magari ne mancano alcuni, però sono molto accarezzati, e questo fa secondo me emergere un certo tipo di sensibilità in primis, sia musicale che artistica e probabilmente mi viene a dire anche umana, però spesso le cose vanno di pari passo. E devo dire che questo brano è molto interessante musicalmente perché si sviluppa con un intro è quasi tribale. Bellissimo. Mi ha un questi po' colpito. Questi canti indio. Esatto, esatto. Poi c'è questo violino che, tra l'altro, riportandoli alla musica nostra, la musica occidentale, no, si rifà un po' questo modo misolidio, perché adesso vado troppo nel tecnico, però. No, vai, vai. Perché c'è sempre un po' di blues anche dentro, questa armonica a bocca. Vero. Che però dalla giungla, dalla tribù, a un certo punto poi parte la chitarra, tutti gli strumenti, e mi portano, mi accompagnano all'osteria. All'osteria dove ci sono i tavoli con i quadretti rossi e bianchi e si beve del buon vino. E a me questo viaggio mi è piaciuto molto. Tantissimo. Tra l'altro una cosa interessante, che lui quasi in tutto il disco, poi anzi vi invito a comprarlo, poi vi dico come, cioè lui usa queste atmosfere veramente dolci, alcune sembrano addirittura delle ninna nanne, ma dicendo delle cose molto forti, toste. Infatti mi piace il suo coraggio, gli darei un 9 come voto, perché addirittura sì, perché sale lui, in cattedra, sì, la maestra, gli diamo un 9, sì, okay. Oggi sono molto buona, no, perché mi piace. Lui riesce con queste melodie sognanti a dire appunto delle cose anche molto coraggiose, lo definirei quasi una sorta di fuorigioco, quasi a rischio espulsione, ma che però continua a giocare la partita, no? La partita della sua vita, quindi molto interessante. Anche il testo a un certo punto dice verso la fine, aspetta che non me lo ricordo, si dice io se vivo voglio vivere così, adesso lo spiego un po', a modo mio, e vi darò fastidio in eterno lasciando canzoni per chi è come me. Molto bello, molto bello, molto. Mi piace. Molto, sì, molto poetico. Ma tra l'altro dovreste vedere gli appunti di Stranello. Sì, scritti in arabo. Bene. E ci tengo a dire che se volete comprare i suoi dischi. Ah, promozione totale. Promozione, beh, un amico, gli voglio bene. No, a parte gli scherzi, no, non è nepotismo, anche perché non siamo parenti, però è bravo. Allora, ci tengo. Allora noi incitiamo sempre e cerchiamo di far venire la cosa che è fondamentale in chi ci ascolta e in chi ascolta e segue il mondo musicale, che è la curiosità. Quindi speriamo con queste nostre parole di avere appunto trasmesso sì, la nostra positività nei confronti di quest'artista, che comunque sia merita sì. E andate a cercarlo, perché sì, allora, sarà su tutte le piattaforme. Se volete comprare i suoi dischi, andate ai suoi concerti, poi magari se c'è tempo vi dico qualche data, se no scrivete mi scrivete, e la mail è moca@gmail.com. Sì, metteremo però secondo me fate prima andare ai suoi concerti, che sono, posso dirlo? Posso fare un po' di pubblicità? Il 2-4 al Villaggio Stranieri Reggio Emilia, il 5-4 porta il suo progetto Moca Quartet a Matana, il pub si chiama Matana Modena, se no il 23-04 Io sono Moca con Liliana Manfredi al Teatro De André di Casalgrande di Reggio, 25-4 con Dudu, perché lui suona appunto anche insieme a lui in questa Dudu Experience, giù in piscina a Vignola Modena, o se no il 19 giugno Rifiuto il potere arbitrario, Circolo La Fornace, Reggio Emilia. Così se vi abbiamo. Ma questo fatto... è un trattamento molto speciale, nel senso che questa cosa non qua mi ha pagato, non, non era assolutamente prevista, quindi mi adesso licenzieranno.
vediamo, almeno mi darete una parte della, sì, dei una soldi, della certo, percentuale. 0,03 a questo punto penso euro. Che anche Serenella sia coinvolta anche economicamente in questa cosa. Oh, guarda! Però insomma, allora andate a cercare, condivido comunque sia la sponsorizzazione e il nostro tempo è purtroppo finito, quindi vi diamo appuntamento la settimana prossima. State con noi sempre. Ciao!